in questa piazza per vedere questa meraviglia, questo monumento alla guerra che esce per la seconda volta nell'arco dell'anno. La prima volta che abbiamo visto un carro armato in centro è stato per il Motor Valley e oggi lo vediamo per Natale. Verranno i bambini a vederli, i bambini si entusiasmano perché loro non sanno, gli adulti sanno, gli adulti hanno responsabilità e noi trasmettiamo queste robe qua ai bambini. Una trasformazione del carro armatino in senso giocoso è la cosa peggiore che possiamo fare, perché giocare sul doppio senso per i bambini che hanno bisogno invece di avere delle certezze, carro armato sì o carro armato no, è un messaggio di quelli molto ambigui e molto pericolosi. È uno strumento di morte, non si usa uno strumento di morte per festeggiare il Natale, è un'ipocrisia, è una cosa che va tolta subito questa, è una vergogna. È un messaggio così negativo che non... C'è scritto pace, sì. Quindi crede che l'obiettivo che voleva raggiungere l'artista non sia stato raggiunto? Ma non è quello il modo, questa è una provocazione che poi porta anche avanti altre idee. È pericoloso un messaggio così, perché la gente lo può intendere in modi non adeguati, come magari avrà dovuto fare l'artista. Allora, secondo lei l'artista è riuscito a raggiungere l'obiettivo di diffondere la pace attraverso un giocattolo di guerra guidato da Babbo Natale? Ma secondo me assolutamente no, perché un Babbo Natale che arriva sopra un carro armato non porta pace, ma può portare solo guerra. Sicuramente ha creato una discussione, un confronto, una dialettica e anche una contrapposizione su cui io sono molto d'accordo. E secondo me bisognerebbe fare, ecco, l'opera d'arte dovrebbe essere completata da un altro fatto. Di fronte al carro armato, dove c'è il cannone, ecco, io metterei la capanna di Betlemme con il bambino Gesù, con il Giuseppe, la Maria, il toro e la mucca, e li farei tutti distrutti, tagliati a pezzi e pitturati di rosso, in modo che si capisca che questo può essere l'unico risultato di un carro armato. E questo, secondo me, puoi vedere anche la reazione dei bambini e delle persone, ecco, se questo è un messaggio di pace o qualcosa di diverso. Grazie.